Buonasera a tutti amici e amiche di Tennistin, alla visione e all'ascolto per questo riassunto giornaliero di lunedì 20 giugno 2011 per quanto riguarda gli italiani e le italiane in campo a Wimbledon oggi. Innanzitutto sono le ore 20 qui in Italia adesso, quindi le 19 a Londra e sta ancora piovendo, fatemi vedere, sì, ci sono ancora ombrelli aperti per gli spettatori sui campi coi teloni. Quindi cominciamo con l'assunto di oggi. Fabio Fognini si è ritirato questa mattina, doveva scendere in campo all'una ora italiana contro il canadese Raonic, ma Fabio in mattinata si è ritirato per ancora il problema alla coscia che l'ho afflitto sin dagli ottavi di finale di Parigi contro Montagnès. Si è allenato poco in questi giorni a causa della pioggia a Londra, Fabio, e rientrerà presumibilmente per la Coppa Davis fra una decina di giorni ad Arzachena contro la Slovenia. È stato sconfitto invece Fotito Starace per 6-3, 6-4, 6-4 dal Stanislas Wawrinka. Starace che non è mai stato in partita, solamente nel terzo set fino al 4 pari, ma per il resto poco niente. Vittoria invece per Simone Bolelli, che è stato fortunato, ripescato lucky loser, ha superato Fischer, giocatore proveniente dalle qualificazioni, 7-5, 6-4, 6-4, una buona prestazione di Simone, che al secondo turno proprio proverà a vendicare Potito Starace. Infatti al secondo turno avremo Bolelli Wawrinka. Sconfitta netta per Filippo Volandri, 6-2, 6-1 contro Tomas Berdych, tennista numero 6 del seeding, il ceco che l'anno scorso raggiunse la finale a Wimbledon perdendo da Rafael Nadal. Poco da raccontare su questa partita perché Volandri non è mai stato in partita. In campo invece Flavio Cipolla, che ha perso il primo set 6-1 contro Juan Martín del Potro, però il tennista romano è avanti 3-1 nel secondo set con del Potro al servizio e la partita è stata sospesa per pioggia. Per quanto riguarda le donne invece due vittorie sono arrivate da Sara Errani, che ha battuto l'estone Kanepi 6-1 6-4, una vittoria a sorpresa e convincente per Sara, e vittoria anche per Francesca Schiavone, che ha faticato, ha vinto contro la Dokic, Jelena Dokic 6-4 1-6 6-3, partita che ha visto un'interruzione di una cinquantina di minuti circa sull'1 pari del terzo set. A causa della pioggia c'è stata la copertura del tetto e si è giocato indoor, quindi la parte finale del terzo set, e l'ha spuntata Francesca Schiavone dopo una lunga lotta. Il match di Vinci e Giorgi, la Vinci contro la Duscevina e la Giorgi contro la Pironkova, sono invece stati rinviati a domani a causa della pioggia che sta cadendo su Londra da ormai un paio d'ore. Domani quindi avremo, oltre a Vinci Duscevina e Giorgi Pironkova, altre tre italiane in campo a livello femminile: la Oprandi contro la Dominguez Lino, la Pennetta contro la Begu e la Brianti contro la Kirilenko, un match abbastanza duro. Per quanto riguarda gli uomini invece ci sarà la prosecuzione del match tra Cipolla e Del Potro, se non terminerà adesso nell'ultima ora, ora e mezza disponibile a Londra, e Seppi invece Montagnès. Quindi l'ultimo italiano in gara a questo primo turno sarà domani Seppi. Vediamo se ci sono novità. No, sta ancora piovendo a Londra, quindi probabilmente oggi non si continuerà a giocare. L'appuntamento quindi è a domani. Un saluto a tutti amici e amiche di Tennistin e buon tennis a tutti.